Il regolamento infatti stabilisce nuove regole per la scelta di chi porterà la statua sulle spalle. Abitualmente era un'asta con la quale si aggiudicavano il diritto e l'onore a chi offriva di più. In questo modo però era forte il rischio che potenti famiglie malavitose potessero infiltrarsi in una cerimonia religiosa che sarebbe diventata una prestigiosa sfilata per i boss. D'ora in poi compare un registro dove ci si può iscrivere solo se si hanno determinati requisiti di legalità ed è lo stesso Luigi Renzo che ha scritto il regolamento a specificarli. Per estrazione chiunque può essere estratto, ma tra quelli che sono ritenuti in grado di portare le statue, non tutti potevano iscriversi. Chi ha avuto una condanna di mafia non può iscriversi, non poteva iscriversi. Chi ha un processo, è sotto processo per mafia, non può iscriversi. Chi appartiene a un'associazione, a qualche associazione è condannata dalla Chiesa, non può iscriversi. Il rischio è che ci sia un'infiltrazione da parte delle 'ndrine che possa trasformare la processione nella passerella per il boss che vuole essere protagonista, uno sfoggio di potere davanti a tutto il paese. Che è un motivo d'immagine, cioè mostrarsi, dice ecco noi ci siamo, può essere una provocazione nei confronti delle forze dell'ordine, ecco voi ci e noi siamo qui. Il problema, il vescovo se l'era già posto nel 2010 quando Monsignor Renzo decise di tenere fuori dalla processione dell'affrontata le persone discusse, decisione che scatenò la rabbia delle 'ndrine. Quell'anno le statue sarebbero state portate solo esclusivamente dalla confraternita. Comunicato questo all'ultimo momento, sono trovati spiazzati e quindi hanno reagito in maniera violenta sparando davanti alla casa del priore della confraternita, che ha determinato quindi questo senso di paura proprio la mattina di Pasqua. L'anno scorso il problema si ripropose, ma il comitato di sicurezza della prefettura decise in maniera autonoma, senza consultare il vescovado. A portare la statua del santo sarebbe stata la protezione civile, una decisione imposta dall'alto che spinse la comunità ad annullare la processione seguita dalla ribellione dell'intero paese. Nell'estate scorsa ad Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, durante la processione della Madonna delle Grazie, la statua si fermò per un minuto davanti alla casa del boss Giuseppe Mazzagatti, un potente capoclan di 82 anni condannato all'ergastolo per omicidio e associazione a delinquere di stampo mafioso, un padrino temuto e ancora potente ai domiciliari per motivi di salute, ma il boss è credente e la statua si inchina, facendo scoppiare lo scandalo.